Regioni che vogliono cambiare pagina, arrivo dalla Toscana dove a Grosseto vincerà il sindaco sostenuto dalla Lega e dal centrodestra dopo tanti anni, vuol dire che alla prova dei fatti le promesse non bastano, la gente chiede un po' di sicurezza in più, un po' di lavoro in più, asilini indocurati, parcheggi che ormai spesso e volentieri sono impossibili da trovare, quindi una vita normale. Sono ben contento che rispetto a 2 o 3 anni fa a Terni come a Perugia ci siano migliaia e migliaia di persone che ci danno una mano. Questo è anche un territorio in forte sofferenza economico-occupazionale. Prima l'acciaieria, adesso le elettrocarboni, un sviluppo novelli, le politiche della Lega. Innanzitutto manca una politica industriale italiana della sinistra e di Renzi. Noi non abbiamo bacchette magiche, però per far ripartire il lavoro e liberare soldi e energia in Italia, anche mio figlio che ha 13 anni intuirebbe che bisogna cancellare la legge Fornero, che blocca milioni di italiani sul posto di lavoro, bisogna cancellare gli studi di settore e bisogna combattere in Europa per difendere il Made in Italy. Questo vale per l'acciaio come per l'olio, per il latte, per il riso, perché se non difendiamo la nostra produzione le multinazionali ci mangiano. Io temo che Renzi sia complice di queste multinazionali. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Prego. Non lo so.